Allora, io non penso che un politico necessariamente sia bravo o cattivo, se sta a destra, a sinistra, se sia stato del Partito Comunista o se sia stato del Movimento Sociale. Io penso che in tutti i partiti ci siano delle brave persone e dei delinquenti. Sicuramente una persona che noi possiamo considerare, indipendentemente dalla sua appartenenza politica, una persona onesta è Enrico Berlinguer. Che fu uno dei pochi italiani a riempire questa piazza. Io vi chiederei perché la mia voce è sempre una sola voce, comunque non sono abituato ad alzare i toni, non sono capace di gridare. Quindi chiederei a tutti voi di gridare Berlinguer, in modo che lo sentano fino a Palazzo Chigi. Berlinguer, in una famosa intervista molto preveggente all'inizio degli anni Ottanta, lanciò la questione morale. Ecco, la questione morale oggi si sta riproponendo in modo enorme rispetto ad allora. Però il Partito Comunista di allora aveva questo nel suo DNA, la questione morale.